Ciao Annika! Ciao Alessandra! Ciao! Ma fino adesso abbiamo parlato dei 10 comandamenti e delle leggi. Sì. Ma mi chiedevo, tu per caso sai come va a finire l'episodio sul Monte Sinai? No, a dir la verità no. Quindi mi sa che ci toccherà chiamare ancora Don Mirko per farci raccontare la fine della storia. Sì, sono proprio curiosa. Vabbè, chiamiamolo allora. Chiamiamo Don Mirko. Don Mirko. Allora. Ciao! Siete curiose, ma cosa volete sapere qua adesso? La fine della storia. Dio si è rivelato, ha dato i 10 comandamenti, le leggi e poi... Vogliamo sapere la conclusione. Certo. Siamo sempre nel libro dell'Esodo. Abbiamo parlato recentemente, ultimamente, dei comandamenti, che è meglio parlare di parole da parte di Dio piuttosto che di leggi. Abbiamo visto un po' qualche esempio di leggi della Bibbia, vedendo come da un lato siano superate ma dall'altro siano ancora leggi importanti che potremmo imparare anche noi a seguire. Tutte queste leggi, una volta che sono state sentite dal popolo, sono leggi che il popolo può accettare di seguire oppure rifiutare. E quindi è questo il momento fondamentale dell'alleanza e siamo nel capitolo 24 dell'Esodo. Dico anche il numero del capitolo perché è un capitolo importantissimo della Bibbia. L'alleanza è l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele ed è un'alleanza che possono fare solo due contraenti liberi. Dio è libero per eccellenza, Israele finalmente è un popolo liberato. Allora si dà alleanza, si dà un patto, la possibilità di mettere la propria firma su un patto solo se i contraenti sono liberi. Israele è libero. Dio gli ha detto, guarda, queste sono le indicazioni per la vita che io ti lascio, scegli se accettarle ed entrare in alleanza con me oppure no. Questo è un po' il contesto. Allora leggiamo proprio l'inizio di questo capitolo 24 del libro dell'Esodo. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme, e quindi sono i comandamenti, le leggi. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini, e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Don Mirko, qui c'è scritto: prima lo eseguiremo e poi presteremo ascolto. Di solito non è il contrario? Sì, questa è un'obiezione che mi ricordo anch'io avevo fatto quella volta al mio professore. E mi ha risposto così: è voluto questo apparente errore della Bibbia, cioè il popolo dice prima faremo e poi dice ascolteremo. Strano, di solito una legge prima la si ascolta e poi la si mette in pratica. Qui invece direi che c'è una sottolineatura fortissima rispetto al fatto che la legge del Signore va messa in pratica, cioè un'importanza grandissima della pratica. Noi a volte rischiamo di essere d'accordo sui massimi sistemi, avere grandi idee, grandi progetti, però poi in realtà non passiamo alla sostanza delle cose, al darci da fare. Siamo tutti d'accordo che bisogna amare il prossimo, che bisogna essere caritatevoli, però al di là dei massimi sistemi, che tutti condividono, poi magari nessuno muove un dito. E invece qui il popolo dice no, prima di tutto noi faremo, ed è forse con il fare che capiremo sempre meglio l'importanza di queste leggi e potremo ascoltarle. È come uno sportivo che non può accontentarsi di leggere un libro su come si gioca a calcio, ma bisogna insomma, che lui si metta sul campo da calcio, che cominci a tirare il pallone e poi un po' alla volta capirà anche che è importante avere qualche nozione di tecnica, qualche nozione di visione del gioco, no? Quindi mettersi in gioco, darsi da fare, prima di tutto, senza dimenticare la dimensione dell'ascolto. Ma Don, sì. Ma ti interrompo, ma non ho capito questa cosa del rito del sangue.
Sì, qua hai visto bene, c'è un rito davvero particolare. Com'è che si fa un'alleanza ai nostri giorni? Normalmente, provate a immaginare, due contraenti leggono un testo e mettono la firma. Oppure, mi viene in mente, quando una persona va a comprare un'automobile nuova, ci si stringe la mano. La stessa cosa quando si fa un acquisto grandissimo come l'acquisto di una casa. Ci si stringe la mano. Sono alcuni modi moderni per stabilire un'alleanza, un'amicizia al termine di un contratto, diciamo, impegnativo. Non era così nel tempo di Israele, o meglio, veniva fatto in maniera diversa. Praticamente questa alleanza avviene attraverso del sangue, è il sangue ricavato dopo avere sacrificato degli animali, e questi animali, vedete, sono in parte sacrificati come olocausti, cioè vengono totalmente bruciati e offerti a Dio, e il sacrificio dell'olocausto, lo vedremo, vuol dire proprio regalare tutto a Dio, sprecare tutto per Dio. Una carne che viene totalmente bruciata è sprecata, proprio per indicare che Dio si merita tutto. L'altra cosa invece sono i sacrifici di comunione, che vuol dire sacrificare degli animali, una parte destinarla a Dio, ma un'altra parte destinarla a un banchetto, chiamiamolo rituale, che ha un sapore religioso, ma comunque si tratta di mangiare insieme di questa carne. Il sangue invece è la tua domanda, Alessandra. Questo sangue viene diviso a metà, metà va versata sull'altare e metà va versata in qualche modo sul popolo, aspergendo il popolo, spruzzando un po' di sangue sul popolo. Al di là un po' del senso che può fare a noi questo rituale, non è esattamente magari piacevole, però qual è il significato? Che l'altare rappresenta Dio e il popolo, Dio e il popolo, sono i due contraenti di questa alleanza, e il sangue, che è un po' di qua, un po' di là, in realtà simbolicamente li unisce. Il sangue lega tra loro Dio e il popolo, perché c'è del sangue su Dio, sull'altare, e c'è del sangue sul popolo. Inoltre, cos'è il sangue? Il sangue nella Bibbia è il principio della vita. Quindi questa alleanza è un'alleanza di vita. Importantissima questo. Questo sangue rappresenta la vita, e questo sangue che è coinvolto nello stabilire l'alleanza è il segno che questa alleanza è un'alleanza di vita. È una cosa importantissima. Ecco un po' spiegato il tuo gesto, insomma, di chiedere cosa vuol dire. Grazie, ho capito. L'ultimo aspetto che qualche studioso indica è questo fatto, però, che riguarda solo il popolo. Cioè, il popolo che viene spruzzato di sangue ricalca un po' quel modo antico che c'era in Israele di consacrare i sacerdoti. I sacerdoti venivano consacrati per questo ruolo particolare, immolando degli animali e mettendo del sangue sul pollice destro del sacerdote, sull'alluce destro, sull'orecchio destro, cioè cose particolari. Però si diventava sacerdoti in realtà in seguito a questo rito del sangue. Qui è tutto il popolo che riceve il sangue. Per che motivo? Perché l'abbiamo già visto qualche puntata fa. Quando Dio propone l'alleanza a Israele, Dio dice: voi sarete per me un popolo speciale tra tutti i popoli della terra. E dice Dio: sarete un regno di sacerdoti. Tutti quanti, anche se non sacerdoti, diciamo, di professione, sarete un regno sacerdotale, cioè un regno speciale. Allora, essendo tutti sacerdoti, è logico che anche tutti debbano essere aspersi, come lo è il sacerdote quando viene consacrato per questa funzione. Quindi vedete la difficoltà anche di spiegare un rito così particolare, però teniamo presente, ecco, questa volontà da parte di Dio di chiedere a Israele di entrare in alleanza con lui, e Israele, io direi a suo rischio e pericolo, dice: va bene, quello che Dio ci ha detto noi lo metteremo in pratica e promettiamo di prestarvi ascolto. A questo punto voi potreste dire: abbiamo concluso, Dio ha trovato un popolo schiavo, lo ha liberato, l'ho fatto passare nel deserto, si è fermato per fare alleanza con lui, gli ha donato una legge, siamo a posto. Manca una cosa: Dio non è ancora sceso ad abitare in mezzo a questo popolo che è nel deserto. E quindi il passaggio successivo è Dio che dice: ho bisogno che voi mi costruiate una dimora per essere sempre in mezzo a voi. Quindi voi farete la fatica di costruire questa dimora, ma in realtà sarete voi che ne approfittate, perché io sarò in mezzo a voi.
io sono quel Dio che vi ha liberato, e quindi se voi mi potete costruire una dimora degna, insomma, della mia persona, della mia presenza, io vi garantisco la mia continua assistenza. Quali sono i tratti di questa dimora? È un po' difficile dirli in sintesi, ma di fatto, potete vedere qui anche un piccolo disegno, è un grande recinto con all'interno una tenda. Dio nel deserto, insieme al suo popolo, non può vivere in un edificio di marmo, in un edificio di pietra, di mattoni, ma Dio vive in una tenda e si sposta insieme al suo popolo. E questa è un'immagine bellissima, perché ci dice che Dio è sempre in cammino col suo popolo. Forse è un Dio meno potente del Dio rappresentato dalla roccia di un tempio, di una grande costruzione, ma sicuramente è un Dio elastico, pronto a muoversi di giorno in giorno insieme al suo popolo. E quindi la dimensione della tenda. Nello spazio aperto di questo recinto c'è un luogo che è l'altare per i sacrifici, e quindi naturalmente è all'aperto, e vicino all'altare c'è anche un bacino per l'acqua, l'acqua per purificarsi prima di compiere i riti sacri. All'interno della tenda invece ci sono alcuni oggetti fondamentali dell'ebraismo. C'è il famoso candelabro a sette braccia, il candelabro tipico della religione ebraica, c'è un altare speciale per l'incenso, e l'incenso è questa sorta di sacrificio non di animali, ma questo gettare queste sostanze aromatiche sul fuoco e il profumo si innalza e sale a Dio, no? Questo contatto, questo legame tra il mondo della terra e il mondo divino. C'è un altro tavolo, che è la tavola dei pani, e cioè venivano conservati e rinnovati di settimana in settimana 12 focacce, 12 pani, segno delle 12 tribù di Israele e naturalmente segno di questa benedizione del cibo da parte di Dio. E poi, ancora più all'interno in questa tenda, veniva conservata l'Arca dell'Alleanza, la famosa Arca dell'Alleanza che, secondo la tradizione, avrebbe contenuto le tavole dei comandamenti, avrebbe contenuto un po' della manna del deserto, questo cibo miracoloso del deserto, e poi avrebbe contenuto anche il bastone di Aronne. Aronne è il fratello di Mosè, e tramite questo bastone Mosè e Aronne avrebbero portato in atto i grandi segni delle piaghe d'Egitto e grandi miracoli nel cammino nel deserto. Quindi tutto questo armamentario fa parte della dimora di Dio. Dio cammina insieme al suo popolo nel deserto. E vediamo adesso, dopo aver un po' introdotto questo tema della tenda di Dio nel deserto, come sarebbero andate le cose. Il Signore parlò a Mosè dicendo: ordina agli israeliti che raccolgano per me un contributo. Lo raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore. Ed ecco che cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e bronzo, tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlatto, di bisso e di pelo di capra, pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso, legno d'acacia e tante altre cose. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della dimora e il modello di tutti i suoi arredi. Ma Don, tutti questi contributi che il popolo di Israele deve fare a Dio non sono uno spreco di materiali e anche magari un rischio di venerare gli oggetti al posto di Dio stesso? C'è sempre stato effettivamente questo rischio in ogni forma religiosa, cioè il culto attribuito a Dio nello sfarzo della ricchezza che rischia di distogliere dal vero atteggiamento religioso. Potremmo dire questo però, che qui tutto il sacrificio che fa Israele per accogliere questo contributo ci segnala che è un'opera di popolo, che tutte le tribù, tutti gli israeliti nel deserto hanno contribuito, ciascuno per quello che poteva, ciascuno per il suo, per costruire ed erigere questa che viene chiamata tenda di Dio, dimora, luogo del convegno, cioè dove è possibile trovare Dio che sta insieme al suo popolo. E certo, sono materiali pregiati, perché Dio, che è il grande ospite in questo accampamento degli israeliti e sta al centro come nucleo proprio per la vita del popolo, Dio è degno di questa ricchezza, che è segno dell'amore del popolo verso di lui ed è segno della preziosità di Dio stesso, della sua presenza per il popolo.
E oltre alla dimora di Dio, alla tenda di Dio, abbiamo un altro elemento particolare nel libro dell'Esodo. Leggo alcuni versetti sulla nube. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele, per tutto il tempo del loro viaggio. Ma, Don, ho notato che si fa riferimento a questa nube, ma rappresenta qualcosa? Che cos'è? Sì, la nube di Dio, presenza di Dio, compare in tutto il libro dell'Esodo. Si dice che questa nube è la protezione di Dio durante il giorno. Immaginatevi nel caldo del deserto, una nuvola sopra la testa ti porta a quella possibilità di sopravvivere. Di notte invece questa nuvola diventa fuoco che illumina il tragitto per il percorso durante la notte. Quindi Dio, attraverso questa nuvola, la sua presenza è una benedizione, il ristoro dal caldo del giorno, la luce rispetto alle tenebre della notte. La nube poi diventa segno di Dio, perché? Perché la nube è inconsistente. La nube non puoi sistemarla, fissarla in un luogo. La nube è come la fiamma, segni bellissimi della presenza di Dio. Una presenza che resta misteriosa, intangibile, al di sopra di te. Puoi avvicinarti finché vuoi a una fiamma o a una nuvola, ma non puoi mai toccarla fisicamente. Direi che questo è un bel segno della presenza di Dio. Inoltre questa nube detta lei i tempi della marcia nel deserto. Quando la nube si alza è ora di partire, quando la nube si abbassa bisogna fermarsi. E questo è il segno più bello dell'obbedienza a Dio e del fatto che Dio è lui il vero protagonista nel percorso di Israele nel deserto.